Maria Cristina, siamo nel cuore del backstage di Largo Castello e come sempre abbiamo da un lato il cappellino dei libri del Borgo Antico e dall'altro il libro. Luca, ben trovato. Ben trovati, evviva. Allora, evviva con la bellezza istruzioni per l'uso. Possiamo partire proprio dal primo capitolo, quello francescano, sul concetto che poco ci serve, poco ci basta. Ma siamo convinti? Beh, dovremmo essere convinti di questo, perché alla fine il lusso democratico è godere delle piccole cose. Francesco ci ha insegnato a godere delle piccole cose, un uomo che aveva tutto nella vita, ha lasciato tutto per darsi agli altri. È colui che ha riportato la Chiesa alla sua prima istanza, quella della misericordia. Quindi è un messaggio buono sia per chi crede sia per chi non crede, cioè il messaggio cristiano funziona sempre, anche per i non credenti. Alla fine del capitolo racconto di un poeta futurista russo, Velimir Klimnikov, che è un poeta poco conosciuto ma grandissimo, che dice: poco ci serve una crosta di pane, un ditale di latte e questo cielo e queste nuvole. Ed è proprio così, credo. Da colleghi sappiamo che in TV, soprattutto nei vari talk nei quali sei autore, a volte talent, come si dice in gergo, c'è la polemica che diciamo la fa da padrona. Tu cerchi sempre di riportarlo ai fatti. Ecco, la scrittura nasce dalla necessità che i fatti, e poi anche il diritto di critica, siano al centro. Penso che sia una dinamica un po' diversa. È vero, nel giornalismo bisogna fare un esercizio molto semplice ma sembra molto complesso a volte, ossia separare le opinioni dai fatti. Invece spesso le cose si mescolano, ingannando il lettore. E per quanto riguarda scrivere un libro, lo diceva Deleuze, lo riporto nel libro, diceva che parlare è sporco, scrivere è pulito. Però è un'esortazione tutto il libro alle persone, ai lettori, a coloro che lo vorranno leggere, a sviluppare un'autonomia critica sulle cose. Prendere le parole dei grandi per cercare di interpretare il presente, perché i classici ci parlano eternamente, sono eternamente vivi, quindi ci servono ancora oggi, lottano insieme a noi. Il finale dedicato a Maria Cristina, padrona di casa di libri nel Borgo Antico in TV, è: indossando il cappellino dal lato giusto, ti cedo il microfono e ci racconti l'ultimo libro che hai letto che vuoi consigliare. Ma io leggo tantissimi libri, però ce n'è uno che vorrei consigliare a tutti, si chiama Mosche d'inverno, ed è di Baroncelli, ed è pubblicato da Sellerio, e racconta gli ultimi istanti di vita di 250 e passa personaggi che hanno fatto la storia, da Giordano Bruno a Napoleone, gli ultimi istanti di vita, come sono morti, dove sono morti e perché sono morti. Ve lo consiglio perché è un libro imperdibile.